Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con il post partita di Inter Lecce, partita terminata per 2-0 per noi che battiamo appunto i giallorossi del Lecce. Allora, oggi tra l'altro sono qui con il secondo video in 3 giorni perché comunque se non l'avete visto correte a vederlo dopo aver terminato la visione di questo video. 2 giorni fa, quindi sabato, ho pubblicato il pronostico di tutto l'Europeo del 2024 in Germania, dai gironi di qualificazione fino alla finalissima. E quello è un video molto molto importante perché è il primo con la webcam con cui sto registrando anche appunto questo video, che è lo strumento di registrazione, appunto, e lo sarà anche per tutti i prossimi contenuti, in quanto ho deciso di dare una svolta al mio canale perché, appunto, avevo un problema che non si sentiva più l'audio dall'iPad con cui registravo i video, perciò ho dovuto per forza correre ai ripari e comprare questa webcam con cui adesso registro e registrerò anche in futuro tutti i prossimi video. Comincerò ad editarli. Già nello scorso video ho cominciato a fare qualche piccolo taglio, piccolo anche grande di tanti minuti, e soprattutto nei sorteggi, mentre in questo comunque non ci sarà bisogno di editing perché è un po' spartita, perciò comunque non lo editerò, cioè vi accorgerete, vi state già accorgendo sicuramente guardando il video che non è assolutamente né tagliato né editato. Comunque, allora, finalmente la partita di ieri è stata una partita bella, tranquilla, dove l'Inter non ha sofferto, dove ha fatto vedere anche qualcosa lì davanti, nonostante comunque non è che abbia tirato 500 volte nello specchio della porta, però ha concretizzato le occasioni create sicuramente. Perciò, appunto, sono molto molto fiero della partita dell'Inter che tiene il pallino del gioco per tutta la partita. Il Lecce ha fatto praticamente un tiro in porta sulla parata di Onana, poi non ha più visto lo specchio e di questo diciamo che sono molto molto contento perché stiamo migliorando dal punto di vista difensivo, che è stata la nostra pecca peggiore fino ad adesso in questo campionato, ragazzi, perché è inevitabile dire che per tutti i gol che abbiamo preso siamo usciti praticamente subito dalla lotta allo scudetto e siamo stati appunto costretti a giocarci la qualificazione in UEFA Champions League, che è ancora il nostro obiettivo, adesso comunque non penso di aver detto una novità. Quindi comunque dal punto di vista difensivo stiamo migliorando. Anche quando perdiamo subiamo massimo un gol praticamente. Nel 2023 abbiamo subito molto, molto meno rispetto che nei primi mesi del 2020, negli ultimi mesi del 2022, nei primi mesi del campionato. Perciò comunque questo è un punto di vista da tenere d'occhio che sicuramente se continuiamo così ci darà un grande contributo nel battere le concorrenti e rimanere al secondo posto, comunque centrare la qualificazione in Champions. Quindi è molto importante appunto la nostra vittoria perché approfittiamo della sconfitta del Milan contro la Fiorentina e del pareggio dell'Atalanta contro l'Udinese, nonostante la vittoria delle due romane contro Napoli e Juventus, che comunque si mantengono in corsa, ma siamo tutti in corsa, alla fine. Dall'Inter all'Atalanta e forse anche alla Juventus, però bisognerà vedere se riuscirà bene a tenere il passo. Comunque siamo tutti in corsa, quindi comunque noi ci riprendiamo il secondo posto in solitaria a più 2 sulla Lazio. Sì, vabbè, lo so che mi verrete a dire, ma se alla Juve non gli toglievano i 15 punti di penalizzazione, allora era al secondo posto insieme a voi, cioè non gli davano i 15 punti di penalizzazione, allora era al secondo posto insieme a voi. Sì, vabbè. Se mio nonno aveva le ruote era una carriola, dai. Cioè, è ovvio che se non gli davano i 15 punti di penalizzazione erano a pari punti con noi, però ci sarà pure un motivo. Non penso che gliele abbiano dati così per sport, i 15 punti di penalizzazione, così tanto per divertimento, per gioco. Per cui l'Inter, guardando la classifica, guardando la giustizia sportiva, è al secondo posto in classifica, a più 2 sulla Lazio, che è terza. Per cui penso di aver detto tutto. Quindi, comunque, andando alla partita, mi è piaciuto Gosens. Mi è piaciuto molto Gosens, che ha ritrovato, sta ritrovando piano piano lo stato di forma e un passo alla volta,
Forse sta tornando quello dell'Atalanta, io me lo auguro, perché Gosens del 2019-2020 è veramente un giocatore devastante, che non dico che possa essere come Perisic o meglio di Perisic, però potrebbe essere un grande rimpiazzo, anche se dobbiamo continuare anche a far giocare Di Marco, né? Non è che Di Marco non deve vedere più il campo per tutta la stagione. Perciò comunque Gosens mi è molto piaciuto, al contrario Dumfries, che è uno dei miei calciatori preferiti dell'Inter. Io comunque, sapete che ci sono le bimbe di Conte, no? Ecco, le bimbe di Dumfries dovrò fondare, perché è veramente uno dei miei calciatori preferiti. Però in ogni caso, oggi devo ammettere che non ha fatto una buona partita per niente, soprattutto nel primo tempo, cioè inciampava sul pallone, non so cosa gli sta prendendo, perché a volte c'ha dei bei periodi dove segna tutto, mentre adesso è un po' in un periodo di instabilità, dal punto di vista fisico, e perciò anche per questo secondo me fa fatica, comunque. In ogni caso ha fatto l'assist, ha servito l'assist a Lautaro Martinez nel secondo gol. E apro e chiudo parentesi di Lautaro Martinez. Grande toro, il mio capitano, sei te, deve continuare ad essere capitano sicuramente, perché lui si vede che c'ha la garra, c'ha lo spirito da capitano, soprattutto grazie alle dichiarazioni fatte contro il Bologna, dopo la partita contro il Bologna, ho potuto capirlo. E perciò, grande toro, continua così. Tu sei veramente l'anima dell'Inter. Perché anche sgridare la squadra e dire dobbiamo darci una mossa è un atteggiamento veramente proprio da capitano. Perciò, in ogni caso, comunque, anche lui ha disputato una grande partita. È in un ottimo periodo di forma ed è sicuramente il miglior attaccante dell'Inter. Perché Dzeko, vabbè, poveretto, è spompato, c'ha 37 anni, è anche normale. Lukaku non si capisce se è tornato, se non è tornato, fa due partite segnando, due partite non segnando, quindi comunque bisogna capire un po', bisogna farlo giocare per fargli stabilire la sua forma fisica, però comunque il migliore è sicuramente Lautaro in questo momento dell'Inter, del reparto offensivo. Per quanto riguarda invece la situazione difensiva, stiamo migliorando, quello è vero, però fallo giocare Skriniar. Ok che va via a fine anno, ok che tutti ce l'abbiamo un po' su con Skriniar, io compreso, però, nel senso, ce l'hai fino a giugno, fallo giocare. Perché l'unica cosa che non mi è piaciuta di Simone Inzaghi oggi, cioè, chi mi conosce personalmente lo sa, Simone Inzaghi come allenatore non mi piace, io a fine stagione lo cambierei, però comunque, nel senso, oggi, cioè ieri, non ha sbagliato nulla, ma comunque, cioè, quando vedi che Dumfries è in difficoltà, avanza Darmian e mettimi Skriniar dietro, perché va bene tutto, però non è che non lo fai più giocare, è anche un apporto in più, Secondo me contro il Porto, scusate il gioco di parole, deve giocare Skriniar, perché Darmian, secondo me, io lo metterei al posto di Dumfries anche perché è una partita troppo importante. E quando vedi che c'è un giocatore in difficoltà, lo rimpiazzi perché è la partita più importante dell'anno. E quindi, comunque, è fondamentale sicuramente che giochi la miglior squadra che possa giocare. Però, intanto, oggi, vabbè, è andata così. E quindi, va bene. Comunque, abbiamo vinto. Abbiamo fatto 3 punti molto molto importanti per quanto riguarda la corsa Champions. Per cui ragazzi, allora, se questo post partita vi è piaciuto, io vi invito a mettere un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, a condividerlo anche il canale, perché io voglio crescere comunque, voglio aumentare anche un po' gli iscritti. L'obiettivo è arrivare a 100, sono i 100, ecco. Sono i 100 iscritti, perciò comunque siamo più in là che di qua, come ha detto anche un mio amico, e cioè sei più avanti che indietro, mi ha detto, infatti condivido pieno le sue parole, dobbiamo far crescere questo canale.
Comunque, domani arriverà il post partita della Cremonese, che per adesso sta andando male perché siamo nell'intervallo del primo tempo, sta perdendo purtroppo 2-0, ma ne parleremo comunque domani. Quindi ragazzi, comunque noi ci sentiamo domani, mettete un bel mi piace e condividete, mi raccomando, il canale. Ciao a tutti!